Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti, signori, con il More Gambe. Stagione, non so se è la seconda stagione, se non sbaglio. Sì, siamo in Liguane. Comunque, signori, prima di partire col video, io prima delle news da dirvi. Allora, da oggi questa serie noi la porteremo avanti facendo due partite al giorno, due partite a video. Ne faremo una in che la giocheremo e l'altra che la andremo a simulare, signori, perché noi siamo ancora al 30 novembre 2021, siamo ancora in League One, dobbiamo ancora arrivare in Championship e dalla Championship alla Premier League e poi sperare in una qualificazione in Champions. Quindi la cosa è ancora lunghissima. Se io gioco una partita a video non arriviamo nemmeno in Premier, ci arriviamo a settembre praticamente. Quindi andremo a fare due partite al video e ne faremo una in giocata e una simulata. Molto probabilmente faremo quella giocata, sarà quella che giochiamo fuori casa, e quella simulata sarà quella partita che giochiamo a casa, così da accelerare un attimino la serie. Detto questo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941, dove vi informo su quando escono i video, su quando siamo in live, e di seguirmi anche sul sito, quello viola delle live, mi trovate sempre come Maullo941. Detto questo, signori, ho parlato fin troppo, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora, signori, ho fatto un po' di turnover perché la squadra era un po' stanchina, quindi abbiamo cambiato qualche giocatore. Questa è siamo fuori casa contro il McDonald's, quindi ce l'andiamo a giocare. McDonald's, sì, More Gambe. Questa partita ce la andiamo a giocare e vediamo di portarci i 3 punti a casa in questo episodio. Detto questo, signori, ci vediamo in campo. Ok, signori, l'obiettivo sono i 3 punti. Nello scorso episodio abbiamo avuto lo sconto diretto. Lo sconto diretto contro il Luton, non so come si pronunci, spero che nessuno mi offenda male. E ci siamo portati 3 punti a casa con la squadra seconda in classifica. Grandissimo Smith, mannaggia, hai fatto una cosa buona, è un'altra mega cagata. Attenzione a loro, partono subito. Parlano al centrocampo, attenzione, attenzione! Bellissimo, grandissimo il nostro Clark Kent che la spazza in tribuna. Attenzione, bellissimo lo zio Sally, lo zio Sally, lo zio Sally, lo zio Sally è entrato in aria, lo zio Sally la piazza! No, l'ha tirata fuori! Zio, dai! Ma di cosa ha sbagliato? No, di pochissimo. Va bene, va bene, va bene. Però il More Gambe c'è, signore. Il More Gambe ha dato il primo colpo di tromba. Ok, il piccolo non riusciamo a ripartire. Bellissima la palla per Aladino. Aladino, Aladino, Aladino la ferma. Si gira in aria. Aladino, Aladino. No, no, no. Che succede? Rigore, rigore. Ma che cazzo lo stanno dicendo? Ma perché? George Will va bene. Me lo prendo molto volentieri. Ci mancherebbe altro. Non so cosa sia successo però. Ah, gli voleva stroncare la carriera. Ho capito. Va bene. Chi la tira? Aladino, ok. Se l'è procurato e lo tira. Teniamolo basso, signore. Teniamolo basso. Vai, dai, 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 Aladino così. Grandissimo Aladino. Bravissimo Aladino che fa pugilato. No, si butta. Si ammazza da solo. 1-0 per il More Gambe. Bello così. Rigore che forse non ci stava. Non lo so. Dubbioso. Rigore dubbio. Ma che ci prendiamo e ci portiamo a casa. L'1-0 per noi. Bella così. Attenzione ancora noi, Aladino, Aladino, Aladino. Attenzione, si è creato lo spazio. Aladino, si è creato lo spazio. È entrato in aria, Aladino. L'ha toccata con le unghie, pensa il portiere. Ma non ci posso credere. Che cos'è? L'uomo di gomma si è allungato. Gam gam, braccia lunghe, dai. Ma come ci è arrivato? Gam gam, com'era quella di One Piece? Vabbè. Pazzia a parte, buttiamo questo calcio d'angolo in maniera pulita, rapida e indolore. Abbiamo fatto una cagata terribile. Dai, 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 dai. Attenzione a loro, attenzione. Attenzione, attenzione, sono al limite della nostra area. No, 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 meno male che in porta ci abbiamo il piccolo Lori che ci salva dalla situazione. Dai, ripartiamo, ripartiamo. Madonna mia, che palla bruttissima, Lori mio. Mamma mia, che gran porcheria di palla per essere per dire qualcosa di pulito. Dai, 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 usciamo, 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 usciamo. Attenzione, Aladino, Aladino, grand dribbling, si crea lo spazio. No, vabbè, ma chi c'hanno in porta? Dai. Ma che cosa c'è? Ma chi c'hanno in porta? Porca miseria, come ce l'ha parata pure questa. Dai col calcio d'angolo, dai col calcio d'angolo. Cantè, 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 arriva lo zio Sally, arriva lo zio Sally che si crea lo spazio. Guarda la porta, lo zio Sally e c'entra un compagno e poi fa una. Tiro davvero in imbucata.
Attenzione a loro nei minuti di recupero. Attenzione, attenzione. Il cross in aria. Clark Kent la salva. Beh, pallone spazzato via. Buono così, buono così. Primo tempo che si ferma sull'1-0 per noi. Rigore regalato, ma rigore centrato. E finora 1-0 per noi. Va bene così. Partiamo col secondo tempo, signori. Attenzione, abbiamo recuperato un'ottima palla. Abbiamo recuperato un'ottima palla. L'apriamo a sinistra per Kanté. Kanté, 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 Kanté che se la fa tutta. Kanté, Kanté, la cross leggero. Kanté! Ottimo il cross di Kanté. Non so chi, niente chi abbia segnato, signore. Sto cercando di prendere Paladino. Che esulta l'Ambapè. Mi sembra un po' esagerato, però va bene. Doppietta di Aladino e fischi dal pubblico. Fischi dal pubblico. Buono così, dai, Kanté. Bella palla recuperata. Un secondo tempo inutile, signori. Fino a questo momento, un secondo tempo inutile. Non c'è stato niente di emozionante. Per fortuna al 58esimo abbiamo trovato il 2-0 e penso che l'abbiamo chiusa. Un Mac D Dons quasi, quasi inutile. Io ho paura quando simuleremo, perché mi sa che nel momento in cui simuliamo ci areranno male. Ho come questa impressione. Però va bene, attenzione ancora a loro, attenzione ancora a loro, attenzione ancora a loro, attenzione ancora a loro. È riuscito a dribblarci. Attenzione, attenzione, ma si è imbimbolato. Che stanno a fare? Dai, dai, ripartiamo. Alzati, va bene, fallo per noi, dai, dai, dai. E l'arbitro dunque decide di graziarlo, niente cartellino. Ma il prossimo arriva notizia dagli altri campi, c'è stato un calcio di rigore, andiamo a sentire i dettagli. No, hanno vinto un rimpallo, ma porca miseria che rimpallo che hanno vinto, signori. Per fortuna che Clark Kent è tornato in difesa, perché abbiamo perso un rimpallo assurdo. Ora calcio d'angolo per la 75esimo. Secondo tempo, povero di emozione, signori. Qualche passaggio ma che l'ha tirata lui fuori? Ma che problemi hanno i giocatori avversari? Cioè fanno delle cretinate assurde. Però vabbè, mamma mia, Clark Kent, peggio del peggio. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Attenzione, attenzione, ancora allora al limite dell'aria. Vediamo se riusciamo a recuperare sto pallone. Ma che è successo? Un fallo sciocco che concede una punizione. Punizione per loro. Pensavo di essere stato in rigore. Punizione è meglio di niente. Attenzione, aspetta, 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 aspetta. Clark, vatti a mettere sul palo. Clark, vatti a mettere sul palo. Stai lì, Clark mio. Stai lì. Va bene così. Va bene così. Va bene così. Va bene così. No, 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 no. Attenzione a loro, partono, esci, esci Lori, esci Lori! Cazzo! No, l'ha tirata fuori! L'ha tirata fuori! No, la potevano riaprire! La potevano riaprire sto gran par di ciuffoli, perché all'89esimo non riapri niente. Però poteva quantomeno essere il gol della bandiera, ma gli aiutiamo noi a fare il gol della bandiera, ma porca, bravissimo Clark Kent, nonostante l'errore è riuscito a trovare un ottimo recupero. Tira, ma porca, vabbè, loro hanno giocato malissimo, ma noi non è che siamo stati tutta questa gran bella figura. Clark che scivola così, ma la partita finisce bella così. Applauso generale, signori, applauso generale, bella così, 3 punti portati a casa. Ok, signori, prossima partita è contro il Luton ed è l'FA Cup. Porca di quella miseria, potevamo fare al contrario, non ci ho fatto completamente caso. Potevamo giocarci questa e simularci l'altra. E invece abbiamo fatto la più grande stupidaggine del mondo, perché adesso questa, da accordi, la dobbiamo simulare. E abbiamo degli osservatori che tornano. Allora, vediamo un attimino cosa ci portano gli osservatori. Dalla Russia, Smirnov. No. Dezhny. No. Mazipov. Mamma mia. No, no, tornatene in Russia. Vinagrodov. No. Mazarov. Uno più scandaloso degli altri. Dalla Russia, niente di interessante. Dall'Estonia, Parn. Parn, lo seguiamo più attentamente. Cook. No. Cabin o Chabin, non so come si possa dire. Kushik, lo teniamo sotto controllo, anche se a portiere siamo messi bene, però vediamo l'ultimo che ci ha portato dalla Svezia, Danielson. Ecco, Danielson, 17 anni, 71-94, lo osserviamo. Lundind, no. Lundin. Sandberg, no, nemmeno lui. Ci teniamo solamente questo Danielson, che potrebbe essere interessante. 71-94, vediamo il mese prossimo com'è.
partita spostata, c'era stato una mail che... vabbè, lasciamo perdere. E niente, signori, questa ce la andiamo a simulare. Rimettiamo in campo i pseudo migliori, ovvero Stockton e lasciamo Aladino. Sulla destra mettiamo McGree, che non piccolo lune stanco, quindi gioca Wilding. Sulla sinistra torna Giardino. Qui mettiamo Mel Gibson, Davis, Clark. C'è un difensore più forte, Lavello. Lavello. E qua al posto di Melone gioca, no, gioca Melone, va bene. E Lorei, signori, purtroppo è questa, è questa. Andiamoci a simulare in maniera veloce la partita di Coppa, che ci potrebbe anche portare a fallire un obiettivo, ma simulazione veloce. Dai così, signori, quello che succede, succede. Incrociamo l'incrociabile. Abbiamo vinto 2-1. Questa non me l'aspettavo. Gol di Aladino e Giardino. Hanno fatto pure la rima. Bello così. Bello così. Passiamo il turno. Rapido, easy peasy. Bello così, bello così. Mi è piaciuta veramente molto. Bella, bella. Allora, le prossime due partite, le partite del prossimo episodio, mister, se non decide a mandarmi in campo a Spike, a non rompere le scatole. La prossima partita è pure di Coppa. Oh, che rottura di scatole. Vabbè. Bradford More Cambi. Va bene, signori. Questa poi ce l'andremo a giocare nel prossimo video, che vedrete sul canale lunedì, se non sbaglio. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao!